Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi un video natalizio, dopo tanto tempo porto Minecraft e dopo tanto tempo porto anche un video natalizio. Questo qui è il primo video natalizio che sto portando sul mio canale, presto vedrete anche altri video nella vita reale. Allora, oggi siamo qui per un solo obiettivo, penso già state vedendo qualche spoilerino. Questa qui è una casa che abbiamo fatto io e Thomas, che purtroppo ora non c'è perché non poteva entrare. E questa qui è la casa che abbiamo costruito con la texture della Goldcraft e con queste shaders qui. Allora, vi mostro questa casa che abbiamo costruito. Allora, questa qui è la casa fuori esteticamente. È fatta di quarzo liscio con queste rifiniture in... Oddio, avete già visto qualche spoiler, ok, vi mostro adesso tutto con calma, con il legno tutto quanto fatto bene, ok? Ok, lasciamo la notte così è ancora più bello. E adesso entriamo. 3, 2, 1. Questa qui era la casa, adesso vi mostro tutto quanto con calma. Allora, come state vedendo qui, guardate un po', ci sono tutte le luminiti qui che servono ad illuminare tutto quanto, guardate un po'. Poi qui c'è un tappeto rosso con i bordi bianchi in questo modo qui. Poi qui ho messo ai lati del divano due alberetti di Natale in questo modo. Poi qui ho messo il mobile della televisione con la televisione. Mi starete domandando... Come hai fatto a mettere la televisione in questo modo? Bene, allora ho dovuto fare la mappa del mondo mettendo blocchi neri per tutto il mondo, facendo la mappa è un casino, ma ok, funziona così. Poi ho messo queste candele rosse ai lati, questi piccoli pacchetti regali, le case di Natale, della Befana e questi due ghirla e vabbè, quelle cose là. Poi ho messo qui le foglie per riempire, altrimenti sarebbe stato vuoto e più brutto. La scritta Merry Christmas, guardate un po' su tutte le mura, ok. Allora, il mio intento qual era? Era mettere questi alberi di Natale come unico albero di Natale qui. Però era veramente piccolo, cioè guardate la differenza. Quindi abbiamo dovuto per forza farlo noi ed è uscito un po', non lo so, la stella anche, non sappiamo cosa mettere. Perché il blocco d'oro è troppo grande, quindi per forza dobbiamo lasciarlo così. Poi abbiamo fatto il cammino, anche qui c'era il cammino piccolino ma era troppo piccolo, quindi l'abbiamo dovuto ricreare ma più grande così. È fatto in legno con le calze sopra, il fuoco di campo, i vetri e tutto quanto. Qui ci sono delle piccole credenze, guardate un po' come sono belle moderne. Sopra ci sono delle mensole. E qui appunto c'è tutto questo tappeto così, qui, altre credenze. E di qui si entra nella cucina. Guardate un po', c'è un dolce natalizio qui, quanto da mangiare, ok? E di qui ce n'è anche un altro, c'è la casetta di marzapane. Poi qui abbiamo la macchinetta del caffè, il tostapane, il microonde, la teiera, la cucina e un... non so come si chiama, aiuto... non vi ricordo il nome, vabbè quello lì. Un frullatore, un bellissimo tè. Siete tè alla pesco o tè limone? Perché se siete tè limone vi uccido. La casetta di marzapane. E qui abbiamo una... Allora, questa qui è una lavatrice, ok? Però prendetela come una lavastoviglie, ok? Qui abbiamo un frigo, qui dei quadri per riempire, sopra gli armadietti e qui i quadri. Le lanterne per rendere tutto più luminoso. E anche qui questo tavolo con delle sedie. Guardate un po' che bello, è questo qui. Perfetto, allora qui abbiamo questo corridoio. Indovinate un po' qual è la camera di Thomas e qual è la camera mia. Ok, avete già capito, questa qui è la camera di Thomas. E infatti c'è il tappeto blu, come potete vedere. Molto molto carina, molto molto anche, come devo dire, confortevole, perché c'è un tavolo ad angolo, così, che ci sono diversi set. Questo qui è il set, diciamo, dove c'è la macchina fotografica che riprende quest'angolo qui. Qui è il set dove sovrammobili, dove c'è un giradischi, un telefono vintage molto molto carino che mi piace un sacco. Poi abbiamo un chat e una Polaroid che mi piace un sacco. Poi qui abbiamo una televisione ovviamente per vedere qualche film su Netflix. E poi qui abbiamo dei quadri, qui la finestra in questo modo. E qui, guardate un po', abbiamo la postazione di Thomas con la sedia rossa. E poi abbiamo questi tre monitor che sono questi qui con il mouse, la tastiera e il tappetino RGB blu. Qui Thomas, come sempre, si è voluto mettere la pizza. Io non so, ditemi voi, chi è che si mette la pizza nel posto di lavoro? Cioè, uno mo si mette la pizza sulla scrivania. Ok, si sta per mangiarlo, ok, ma lasciare così come soprammobile? No, perché devo un po' la pizza. Vabbè, siamo su Minecraft, quindi diamogli la buona, ok, va bene.
La cosa molto bella che mi è piaciuta di Thomas è stata che ha messo questi blocchi di luminite sotto le scrivanie. È stata veramente bella. Qui abbiamo un'americana e un quadro sopra. Qui abbiamo altri quadri per riempire la stanza, sono molto carini e colorati. E qui abbiamo un altro set, che è il set di registrazione con il green screen. Lui si siede qui e fa tutti i video con la telecamera che lo riprende. Poi è appunto questo qui il green screen grande. Io non l'ho messo, adesso vi mostro la mia stanza. Qui c'è un tappetino d'entrata. E adesso vi mostro la mia. Questa qui è la mia stanza. Allora, questo qui è un set, anche qui il mio, ho il set di registrazione, ma non ho messo il green screen io, perché non ho bisogno di sfondi, è già questo lo sfondo, guardate un po' perché è colorato, ho i quadri tutti colorati, guardate quanti quadri colorati, due americane, qui ci ha messo un vaso con una azalea, poi ho messo anche io un telefono, questo qui telefono vintage mi piace veramente un sacco, come ho detto prima, e il chuck che mi piace veramente un sacco. Una fotocamera, ok, e il vinile giallo, perché il mio colore secondario preferito è il giallo, sono verde, lime e giallo. Le barre di LED per fare luce, come se fossero dei neon, e qui anche io ho seguito il consiglio di Thomas, cioè mettere i blocchi di luminite. Questa qui è la mia postazione con la sedia verde, che presto avrò nella vita vera, e i tre schermi, le televisioni, le mensole qui sopra, delle piante per rendere tutto più bello, le finestre e basta. E questa qui. E poi dovremmo fare anche il giardino, tutto quanto, ma poi lo faremo più là. Nulla. Questa qui era la casa che abbiamo fatto io e Thomas. Spero che vi sia piaciuta. Se avete dei suggerimenti, scrivetele nei commenti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!